Shrek è senza dubbio l'orco verde più simpatico del mondo animato e i film che lo vedono protagonista sono uno più divertente dell'altro. Non fa eccezione Shrek e vissero felici e contenti quarto ed ultimo capitolo della saga uscito nel 2010. Leggi anche, stasera in TV, Shrek e vissero felici e contenti su Italia 1, le curiosità sul film che non sapevi. Esilarante e commovente dall'inizio alla fine, questo è il miglior Shrek di tutti. E non si tratta solo di una fiaba. Questo film mescola grandi risate ed emozioni per esplorare quello che molto molto lontano potrebbe essere stato qualora Shrek non fosse mai esistito. In questo nuovo capitolo, si fa un salto indietro nel tempo, alla scoperta di come il nostro amico orco sia finito nella celebre palude. Nonostante sembri tutto roseo nella vista di Shrek, dopo aver sposato Fiona, messo su famiglia e salvato il regno dei suoi genitori. I guai sono dietro l'angolo e il nostro protagonista ci cadrà in pieno. Shrek 4 è stato il secondo film con maggior incasso, dietro a Toy Story 3 nella classifica assoluta dei migliori incassi del mondo e all'85 posto. Ma ciononostante gli errori sono anche qui. Come quel fazzoletto che cambia posizione da una inquadratura all'altra, o un'ascia che compare e scompare. Il fazzoletto a cui ci riferiamo è quello di Fiona che Shrek raccoglie. Lo prende dall'angolo dove c'è la F. Ma nell'inquadratura successiva la posizione del fazzoletto nella mano dell'orco è diversa, basta seguire la F. Leggi anche, Shrek 2, gli errori che non hai mai notato nel film. Al 42esimo minuto, Shrek ha in mano un'ascia, ma questa scompare e riappare a seconda dell'inquadratura. In un'altra scena è la quantità di acqua all'interno di un calice a cambiare misteriosamente. Si tratta del bicchiere posto sul tavolo dal quale Tremontino sta terrorizzando le streghe. Ci sono poi delle catene che cambiano lunghezza. Sono quelle con cui Shrek e Fiona sono incatenati. Sono così strette che non possono toccarsi, ma ad un certo punto arrivano addirittura a volare da una parte all'altra della stanza in un combattimento serratissimo. Se siete curiosi di vedere il film e i suoi errori, sappiate che sabato 3 luglio Shrek vissero felici e contenti andrà in onda in prima serata su Italia 1 alle 21:20. Crediti foto @chicca_press.